E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui tornati con una Foot Draft Challenge. Oggi faremo la WhatsApp Foot Draft Challenge, che l'ho inventata io, anzi me l'avete suggerita voi nei commenti, quindi continuate a suggerirmi challenge nei commenti. Oggi che cosa faremo? Chiederemo a casissimo un numero da 1 a 5 a tutti i miei contatti in rubrica e vedremo se i miei amici sono stronzi, se mi fanno trovare pippe o fenomeni. E ragazzi, spolliciate immediatamente a 60.000 mi piace Foot Draft Challenge con prank, ovvero chiederò a gente totalmente a caso o al telefono o per strada un numero da 1 a 5 e penso che ci sarà da divertirsi. Quindi, ma adesso siamo pronti e possiamo iniziare a chiedere al mio primo contatto in rubrica sul cellulare, che è mia madre, che ho chiesto se era pronta la cena, e quindi ora chiederemo a mia madre un numero da 1 a 5. E come glielo spieghiamo? Ciao mamma, sto facendo un video, senti, non te scandalizzare, ma mi dovresti dare un numero da 1 a 5 è per un video, quindi mandami un vocale con un numero da 1 a 5 e poi io ti dirò se hai scelto bene o sbagliato. Grazie. Aspettiamo. Few inches late. Mi ha risposto. E mamma, sei la mamma, quindi non far scherzi. No, 2 e 4. 4. No. No, mamma. Mamma, i genitori non si offendono mai, però ti devo dire una cosa. Ma vaffa. Ovviamente ho annullato il messaggio. Però 4 non è andata bene. Vediamo chi ci fa scegliere il capitano. Oh, Ronaldo e Neymar. Voglio il 3 e il 4. E lo chiederemo a una persona importante, ovvero a Violetta. No, forse è meglio non chiedere alle persone importanti, perché anche mia madre è una persona importante, ma non è andata bene. Violetta la sto chiamando direttamente. Pronto? Ciao. Ciao. Senti, ti ho mandato un messaggio, siccome sto registrando il video, volevo che tu, adesso è un momento importante, che mi devi dare un numero da 1 a 5. Prima ho chiesto a mia madre, non è andata bene, quindi sto chiedendo a un'altra donna importante della mia vita, quindi adesso dimmi un numero importante da 1 a 5. 1. Ma il numero importante è 1! Ma chi è 1? Ciao Ronaldo. Ciao Neymar. Hai scelto quadrato, sei contenta? No, mi dispiace. Ecco, meno male che non hai scelto Naldo. Ti saluto, grazie. Ciao. Ma che merda. Ok, chiediamo a un maschio, precisamente meglio, chiediamo a Camper, l'attaccante, che è... Oh, mi deve dare un Aubameyang, Camper. Camper, lo so che tu in genere sei stronzo, però adesso ti devi concentrare, mi devi dare un numero da 1 a 5, che sto facendo il video su FIFA, rispondimi con un vocale. Attenzione, devi pensare intensamente a un giocatore che ti piace tanto, ovvero Banana Young, non ti dico a che numero sta, ma me lo devi scegliere, ok? Vai! Attenzione, ha risposto Camper. Da 1 a 5, la mia risposta... è pleonastico. Ma che cazzo stai a dire? Ma sei deficiente. Ma che cazzo stai a dire? Mi dai un numero da 1 e 5, dai. One eternity later. Camper non mi risponde più. Benissimo, chiediamo a Spawn. Spawn, Camper è uno stronzo perché mi ha risposto male e quindi non è andata bene, perché non so chi mi ha risposto. Ma io qua ho dei giocatori da trovare, quindi mi devi dire per favore, mi devi mandare un vocale con un numero scelto da te da 1 a 5. Attenzione, ha risposto. Ti prego che sia 4. Scelgo il numero 3. Vaffanculo, ma chi è? Ma perché Milito, che era forte 5-7 anni fa? Bene, e andiamo di merda. Terzo giocatore, alla sinistra. O più di Pai o Neymar, o 4-5. Chi c'ho in rubrica degli ultimi contatti? Snitex. Snitex, re delle banane, mi puoi dire per favore un numero da 1-5? Sto facendo un video, non chiedermi perché, ma mandami un numero da 1-5 per favore, grazie. Tra l'altro è anche online, quindi dovrebbe rispondere immediatamente. E ha risposto. Chiaramente io scelgo il 3. Buono, vedi? Quindi fidatevi delle banane. 3. Sanchez. Benissimo, dai che mo ricarburiamo. Buoni, questi sono tutti buoni. Quasi tutti buoni, quindi ora ricarburiamo e ci scegliamo un pezzo da 90. L'ultimo contatto che ho in rubrica è Mike Scioscia. Mike, sei un pro, quindi adesso mi devi far uscire il giocatore più pro. Dammi un numero da 1 a 5, sto facendo il video su FIFA. Attenzione, la sua risposta è questa. Ora ti dico, sicuramente con il numero 3 ti uscirà un giocatore fenomenale. Secondo me anche IF. No, non è IF. No, non è IF ed è semifenomenale. Però fa una semi-intesa con Milito. Ragazzi, non sta andando bene. Prossimo CC. Buono. E il mio prossimo contatto in rubrica è un mio amico, semplicemente un mio amico, che si chiama Fabrizio.
Fabri, senti, non mi chiede perché, ma sto a fare un video. Mi devi dare un numero da 1 a 5. Mi deve da 2. Se non me da 2, come me incazzo, me deve da 2. Ma sono tutti buoni. Eccolo, eccolo! Un numero da 1 a 5? Sì. Direi 4. Volevo tanto il 2. Però, Vidal, è buono, vai, è buono. È la mia seconda scelta. Ragazzi, sta venendo un draft veramente di merda. Ho gli amici infami. E vabbè, ok, abbiamo dei 5 merdine, ma 3 su 5 sono buoni. E il prossimo contatto e rubrica è quell'infame di Stormy. Ed è online, quindi Stormy, so che sei online. Il bello è che questo la stanno tutti online. Dammi un numero da 1 a 5, sto facendo un video. Grazie, ciao. Sentiamo. 3, guarda Dexter, io opterei per il 3, così buono. Ad cazzum, come si dice qua in latino, se sei bambino non si parla in latino. Grazie, è andata bene. È andata bene anche perché mi fa intesa, doppia intesa. Buono, buono. E il difensore verrà affidato a Brazzo. Pronto, Brazzo Crew. Perché sei possente, potente, Brazzo Crew. Devi uscire un difensore potente. Da 1 a 5 mi devi dare un numero, che sto facendo un video del draft di FIFA, te l'avevo accennato, e dammi un numero. Ha risposto. E Brazzo dice? 4. Ma che palle! Oh, ma che palle! Vabbè, vabbè, ci accontentiamo. Prossimo difensore. A merda più merda de... Pogba cinese. Fanto 90. Fanto, te me dovresti dire perché io sto a fare sta cosa, ma sto facendo un video. E c'ho Costa cinese, Da Costa super cinese e Pogba tarocco. E il fratello quello pippone. Quindi adesso mi devi dare un numero da 1 e 5. Tanto come scegli, scegli male. Minchia, già risposta. Che cazzo è? Flash. 4, per me è 4. Abram! Chi è? Questo è un venditore di scarpe, vende tacchi a spillo. Però fa intesa. Però magicamente fa intesa. Grazie fan. Attenzione, difensore. Escono pure male, escono. Yakorol, il mio amico russo. Amico russo, ti prego dammi un numero fortunato. Adesso sto facendo un video, mi devi dare un numero da 1 e 5, per favore, per favore, per favore. Ah, e mandami un vocale ovviamente. E il mio amico russo ha risposto. 2. Mamma mia. Mamma mia. Proprio quello che c'ha una voglia di vivere impressionante. Però attenzione. Sì cazzo, fa intesa. Fa intesa. Bene. Terzino destro. Magari Alves. O Lam, no, sarebbe meglio Lam. E il destino del terzino destro è affidato a Klaus, che mi ha mandato questa foto. Perché devo affidare il mio terzino destro a questa persona? Perché? Cavalcatore di pony, mi potresti dare un numero da 1 a 5, per favore? Non ci credo in te, quindi spara qualsiasi numero, tanto so già che cosa uscirà. E attenzione, ha risposto. Luca, ti rispondo in un momento difficile della giornata perché sto calcando dei pony. Comunque vai sul 3, è il numero sicuro. Il cavalcatore dei pony vince tutto. Vince tutto. Era meglio l'amma, ma chi se ne frega. Va bene anche così, è buono. Ok, ok. Portiere. Mamma mia, che cagate. Chi c'ho in rubrica? Lion. Ancora una volta dammi un numero da 1 a 5. Per favore, sto registrando un video, mi serve un vocale. One eternity later. Niente, Lion è un quarto d'ora, lo sto aspettando, risponde. Vabbè, passiamo al numero successivo, che è X Murri. Giorgio Murri, per favore un numero da 1 e 5, sto facendo quel video che ti accennavo. Tanto qualsiasi numero scegli è una merda, quindi fattene la ragione. Almeno online ha risposto subito. Guarda, secondo me dovresti scegliere il numero 1 perché io sono il numero 1 e quindi per tributo il numero 1 devi scegliere. Il numero 1, cercatore de caccole Murri, ricordiamolo. E infatti è una merda e l'ha trovato il bel calcolone ed eccolo qua, l'ha messo come portiere. Ma ora possiamo rifarci. Check! Check! E chi me lo può far trovare se non lui? Sculo Joker! Sculo Joker, abbiamo un record breaker. Me lo devi far trovare te, mi devi dare un numero da 1 a 4. Solo te puoi riuscirci. Lo fa un video, mandami in vocale. Giocherini ha risposto, attenzione! Beh, allora, facendo un super calcolo matematico, eccolo, diciamo che da 1 a 5, sì, la probabilità che ci sta un giocatore buono si, diciamo che si dai, pone sempre nelle prime tre carte, no. Quindi andrei con il numero 2. Numero 2 per te, Dexter. Che butlanda! Il numero 2. Numero 2 per te, Dexter. Che butlanda! Catroia, ma chi è? Oddio mio, oddio mio. Prossimo. Ecco.
Bula mammammeta. Gabriele De Mirchio, vai. Ciao caro, senti, ti sembrerà strana la richiesta, ma mi servirebbe tu mi mandassi un vocale dove mi dici un numero da 1 a 5. So fa un video. 12 seconds later. E anche lui non risponde. Prossima contatto e rubrica. Ma facciamo così: siccome non ho tutti questi contatti e rubriche, non mi vado a cagare cazzo a persone che non sento da una vita. Quando non mi rispondono, chiediamo all'assistente vocale del cellulare. Me lo dice lui, dai. Tanto questo non è importante. Mi dici un numero compreso tra 1 e 5? La risposta è 3. Bene, pisce. Questa cosa è andata anche bene, dai. Attenzione, prossima persona. Allora, io adesso chi c'ho in rubrica? Tanto sono sicuro che qualsiasi persona io ho in rubrica adesso mi dirà uno. No, regà, no. Il prossimo contatto è la mamma di un mio amico. Non chiedetemi come il numero, non pensate cose strane. Era, parlavo con il mio amico. Però effettivamente ho questa signora tra i contatti e quindi... Ora glielo chiedo. Fammi vedere se è online. È offline da 5 minuti, quindi... In alto manco so come si chiama la signora. Signora, buonasera, sono Dexter, l'amico di Paolo. Senta... Lo so che è una proposta un po' assurda, però io sto facendo un video adesso e mi servirebbe che lei mi dica un numero compreso tra 1 e 5. È una richiesta un po' strana, ma non si preoccupi, non è nulla di fetish né peppe, quindi mi può dare questo numero per favore. Se vuole può anche mandarmi in quel paese, però me l'ha detto suo figlio di farlo, quindi semmai dia la colpa a lui. Grazie, buona serata, ci vediamo domani. Ah, comunque fa una lasagna ottima. Aspettiamo. Non c'è creda risposto, non c'è creda risposto. Mamma, scegli un numero da 1 a 5. 1. Ma che cacchio è? Robona, voce registrata, sta signora. Ecco, comunque, la signora me l'ha fatta prendere un culo. Grazie. Grazie signora. Lasagna fa schifo comunque. Tanto non vedrà mai questo video. Manco Paolo, quindi. Lasagna di tua madre fa proprio schifo. Se sei andato al bagno per 3 giorni. A posto da besciamella ci metti dopo i morti tua madre. Comunque, prossimo numero e prossimo schifo, perché mamma mia che giocatori. Mando un audio sul gruppo. Su un gruppo a caso, tanto già questi sono pipponi. Regà, per favore, chiunque sia all'ascolto mi può mandare un numero, un vocale con un numero da 1 a 5. Sto facendo un video su FIFA. È incredibile, ma hanno già risposto. Bertra. 5. Mamma mia. Peggio di tutti, con Alons. Vai, prossima. Oh, ma che cacchio è? Dico sempre sul gruppo. Regà, mi hai mandato un numero da 1 a 5 di nuovo? Che poi io c'ho Matt di Matt e Bise. Di lui ho paura. Glielo voglio chiedere soltanto quando c'ho un giocatore buono. Attenzione, ha risposto Erna. 3. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Sto pulisci patate! Con la lingua e sbuccia! Prossimo! Dai, un giocatore buono! Ok, è il turno di Matt e Bise. Prima di Matt. Anche se c'è Neymar che assomiglia a Bise. Carissimo Matt. Matt e Bise! Scusami, sto facendo un video e ti voglio chiedere se lei mi poteva gentilmente dare un numero compreso tra 1 e 5. Mandami un vocale, grazie. Ciao! Poi lo chiedo pure a Bise. Ovviamente ha risposto subito. Sentiamo. Dai Neymar, 5, ti prego, vai! Assolutamente 3, senza ombra di dubbio, 3. Buono, preferivo Neymar, però anche Royce è buono, dai. Però che ce faccio con Royce alla sinistra, ce faccio niente. E il prossimo è... una merda, qualsiasi giocatore scelga è una merda. In attesa di Bise, assistente vocale, mi dici per favore un numero compreso tra 1 e 5? Grazie. La risposta è 5. Camel. Dai, prossimo giocatorone, che questo è di Bise, questo è di Bise, altra merda. Mi puoi dire un numero compreso tra 1 e 5, grazie? 1. Bene. Dai, dammi un giocatorone, che è il turno di Bise. Ma che cazzo non è? Ma chi è? Dammi un numero da 1 e 5. Il numero di telefono del Pancio più 39. Sì, il numero di telefono del Pancio mi ha dato. Comunque, cominciamo con 3, quindi prendiamo il 3. Oddio, ultimi 3 giocatori. E questo va a Bise, questo per forza va a Bise. E poi chiediamo a Jacopo De Pantellas. Bise, Matt ha fatto una mezza cazzata, però mi ha detto un giocatore buono. Ora tu mi devi dire un numero compreso tra 1 e 5 per un video. Vai, attenzione, spero sia 3 o 4. No, solo 3, ha risposto. Allora, un numero da 1 a 5 io ti dirò 2. Mamma mia, il peggiore proprio, guarda. Preferivo sto pescatore. Ma almeno faceva intesa. Ultimi 2, chiediamo a Jacopo De Pantellas. Vediamo chi c'è qua. No, gli argentoni chiediamo a Sodin. Sodin, mi sono capito tutti gli argentoni. Però c'è un giocatore che mi piace molto, che è Agmonahor, quindi fammelo uscire. Quindi dammi un numero da 1 a 5 vocale. Che so fa quel video che ti parlavo. Eccolo.
così a random, un numero da 1 a 5. Sì. Ma 2. Boom. Cazzare. Vediamo che cosa succederà con questo numero. Bella. È una cazzata. Hai fatto una cazzata. Ultimo numero. Dammi Ronaldo. Senti scorreggio che partono. Chiediamo a Jacopo De Pantellas. Ciao Jacopo, sto facendo un video di FIFA. Mi faresti gentilmente un vocale dove mi dai un numero da 1 a 5? Poi ti spiego perché. Grazie. Ha risposto. Ciao Luca, non so cosa tu stia facendo, però ti direi 4. Buonatini, non è tanto buono. Però grazie mille. Ok, che bello. Scegliamo l'allenatore e poi sistemiamo la squadra. Anima, a te un compito delicatissimo, guarda, perché li ho scelti tutti, ti ho lasciato per ultimo perché la ciliegina è sulla torta, quindi mi devi dare un numero da 1 a 5 per quel video che ti dicevo. E soprattutto puoi scegliere tra 3 pelati e 2 capelloni. Luca, sì. Il 5 no. È il numero giusto. Ma 5. Il peggio di tutti è! Le dita delle mani, 5 come giocatori da calcetto. Sì, ma questo è morto. 5 come gli apostoli. Gli apostoli non sono 5. Sono 12, esatto. Vabbè, è uguale. Non è uguale, e fa schifo. Cioè lui no, sta già in una bara. Ma perché? Ma poi non mi fa intesa con nessuno. Guarda, ah sì, mi fa intesa con Dani Alves. È andata benissimo. Grazie amici. Adesso ci costruiamo la squadra più o meno. Cerchiamo di costruirci una squadra e andiamo a giocare una partita. Una squadra completamente a casissimo, ma che potrebbe funzionare. E siamo pronti per la prima partita. Mi sento male, perché mannaggia a me. Fammi sapere veramente con tanti bei pollicioni in su se volete che io la chieda a sconosciuti. Magari mi escono meglio. 60.000 mi piace ve la carico. Ma adesso, se mi trovassi la prima partita, giocheremo la partita con questa bellissima squadra. E il nostro avversario ovviamente è Ronaldo, Totti e Messi. Hero. Gol, ovviamente. Vabbè, come te vuoi sbagliare. Vai Royce, Marcolino Royce, si gira! Royce! Esterno destro improvvisato! Unisce il portiere avversario, gran finta, gran botta, gran gol. Azione, è scoperto un po'. Vai dai, l'ha Milito, bene così! Diego Milito! Non è quello del 2009, non è più quello di Mifist. Porca troia! Messi! La Madonna, Messi! Ah, no, un culo contro Messi, un culo contro Messi. L'ho presa un culo. Come prevedibile, ho perso. Beh ragazzi, mentre mi apro i pacchetti, vi ricordo che a 60.000 mi piace, mamma mia giocatori, ci sarà la stessa challenge, soltanto che fatta tipo prank a degli sconosciuti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram in descrizione. Mamma mia, perché la merda trovo? Trovo la merda dappertutto. Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ci riciao gente.